Grazie all'organizzatore del convegno, il magnifico convegno a cui mi sono dolente di non aver potuto partecipare nella sua interezza, ma titolo dato a me Questioni costituzionali della transizione italiana, si adatta a me che non sono uno storico, come sapete, non sono uno storico, quindi qui gioco fuori casa, non sono né uno storico dei fatti né uno storico delle idee, diciamo. Tuttavia è chiaro che per un costituzionalista come sono io l'approccio alla cultura storica non è un optional, non credo che si possa fare buon diritto costituzionale, coltivare bene un diritto costituzionale senza una precisa prospettiva culturale storica, perché il diritto in generale, il diritto costituzionale in particolare, non è una geometria astratta. Non è frutto di una logica formale a sé stante, un mondo a sé, è uno strumento attraverso il quale si cerca di dare forma a rapporti umani e sociali a partire da una realtà, appunto, di cui la storia si occupa. Non c'è bisogno di adottare una concezione iperrealistica del diritto, come quella, per esempio, che la Costituente esprimeva Vittorio Emanuele Orlando, dicendo che in realtà le Costituzioni sono più frutto del costume che della volontà dei legislatori costituenti. E che questo lo portava anche a guardare con minore avversione un testo costituzionale che egli non condivideva, come diciamo che a suo modo quasi tutti gli esponenti della classe politica liberale. La sua espressione tipica, che ripete due volte nel discorso generale sulla Costituzione e poi alla fine, quando chiude l'Assemblea Costituente, il dibattito sulla Costituzione dopo la sua approvazione, con l'ultimo discorso, lui affiliato in quanto decano dell'Assemblea, la somma si accomoda per via, diceva, ha detto due volte questa stessa frase, ma diceva che non c'è bisogno di adottare questa impostazione iperrealistica che svaluta del tutto, diciamo, la volontà legislativa, intesa come comando legislativo. Non c'è bisogno di aderire a questa per riconoscere però in pieno, e il giurista non può non farlo, il peso della storia, della realtà. Cioè non si può parlare di diritto senza conoscere cosa c'è sotto e come si evolve. Qualcuno parla di, sapete, la famosa espressione di Costantino Mortati, la Costituzione materiale, intesa come il sistema delle forze che regge l'ordinamento e che quindi fa vivere in realtà un sistema costituzionale formale. Possiamo parlare di questo, anche se è ormai un termine che viene spesso più abusato che usato, anzi distorto, perché quando si dice la Costituzione materiale è una, ma la Costituzione formale è un'altra, cioè ci sono due Costituzioni, non è vero, la Costituzione è una sola, ma quando si parla di Costituzione materiale, nel senso mortatiano, vuol dire che si deve avere riguardo a ciò che sta sotto, in termini di forza. Ora, le fasi di transizione, come quella di cui noi oggi ci occupiamo, sono più di ogni altra fase complesse da questo punto di vista, del rapporto fra istituzioni, norme giuridiche e realtà di fatto, perché le fasi di transizione sono tipicamente fasi nelle quali il vecchio e il nuovo si intrecciano, anche nel diritto si intrecciano, cioè il vecchio diritto e il nuovo diritto, per così dire, si intrecciano e si sovrappongono in tanti modi. Allora, io parlerò brevemente di tre aspetti, tre temi che si pongono su questo terreno dal punto di vista del costituzionalista: la continuità legale dello Stato, dal fascismo alla la disciplina del processo costituente, cioè la disciplina giuridica, anche giuridica, del modo in cui si sarebbe attuato il processo costituente. E infine l'ordinamento costituzionale operante nel periodo transitorio fino all'avvento della nuova Costituzione. Tema di molto rilievo nel nostro caso, perché come si sa l'ordinamento provvisorio ha retto per quasi due anni, più di due anni, lo Stato italiano. Sono tre temi che però una volta si intersecano, si sovrappongono fra di loro, come è evidente, ma cercherò di tenerli poco in linea di riferimento. Il primo è la continuità legale. Ora, la continuità dello Stato, nei termini del diritto internazionale si sa, lo Stato cambia il regime, lo Stato è sempre quello, quindi risponde alle sue obbligazioni internazionali, gli altri Stati si disinteressano di cosa succede all'interno, secondo la classica interpretazione, diciamo, internazionalistica di ciò che accade all'interno. Cambia il regime, ma lo Stato è sempre quello, quindi continuità. Da questo punto di vista la continuità legale è un dato, diciamo così, però
quando succedono le transizioni, appunto, la continuità può essere vista in due modi, cioè spesso viene vista su due punti di vista. Da un lato si può ritenere che i cambiamenti, che si, appunto, la transizione induce una fase di cambiamento, si punta a cambiare, i cambiamenti esigono la rottura della continuità, cioè se c'è continuità non ci può essere cambiamento in un certo senso. Quindi l'idea di cosa dire rivoluzionare, la rivoluzione come matrice del cambiamento. E invece l'idea in qualche modo opposta è che i cambiamenti si affermano talvolta meglio se riescono a inserirsi in qualche modo nella trama di norme e di poteri preesistenti, di istituti preesistenti, perché in questo modo il nuovo riesce meglio a legittimarsi. Potremmo dire la logica, invece che la rivoluzione, del colpo di Stato. Il colpo di Stato è tipicamente un cambiamento anche illegale o paralegale, ma che comunque avviene nell'ambito di un sistema che continua. Allora, è chiaro che questi due atteggiamenti, insomma, sono più dei figurini che non delle realtà, possono coesistere. E in effetti, invece che la transizione italiana, dal 43-47, tutti e due questi atteggiamenti convivono e si verificano. La continuità come elemento che ostacola il cambiamento, quindi la ricerca della discontinuità per cambiare, e viceversa il ricorso alla continuità come elemento di legittimazione anche del cambiamento. Certamente il passaggio da un regime ad un altro negli stati moderni avviene per lo più seguendo procedure che attengono al vecchio regime, procedure legali, cioè questo è un modo tipico attraverso la continuità giova, per così dire, il cambiamento, si adottano procedure legali previste nel sistema preesistente per introdurre novità, anche magari novità drastiche. Quando il 25 luglio si ha la caduta del regime fascista, come ben noto, come tutti sanno, questo fa seguito ad un voto di sfiducia del Gran Consiglio del Fascismo, e non era una cosa del tutto estranea alla legalità del periodo fascista, perché, come ricordo, che la legge sull'istituzione del Gran Consiglio diceva che il Gran Consiglio del Fascismo era l'organo supremo che coordina e integra tutte le attività del regime, sin dal regime sorto dalla rivoluzione dell'ottobre 1922. Quindi attribuì effettivamente a questo organo un po' il carattere di custode supremo della Costituzione fascista, e quindi il voto nell'ambito del Gran Consiglio, il voto a maggioranza, come si ricorda, erano 23 voti contro 7. A favore dell'ordine del giorno Grandi, e in fondo il ricorso alla procedura legale di quel regime per cambiare, per deporre il duce e quindi arrivare a un cambiamento. E questo, diciamo, salta all'occhio, ma poi quello che segue il 25 luglio, cioè la deposizione, la sostituzione del Presidente del Consiglio, la nomina del governo Badoglio e poi via via l'avvio delle per l'amnistia eccetera, sono tutti elementi che da un lato profittano, per così dire, di questa continuità rispetto al regime appena abbattuto, ma poi si ripropongono un altro tipo di continuità, cioè la primissima fase, i primi mesi dopo il colpo di Stato del 25 luglio e la costituzione del primo governo Badoglio, va all'insegna di quello che Piero Calamandrei ha definito un tentativo di restaurazione monarchico-statutaria, e in effetti fu un aperto tentativo di riaffermare la continuità dello Stato italiano, del Regno d'Italia, cancellando in qualche modo, eliminando quelle che apparivano come sovrastrutture e infrastrazioni portate dal fascismo, e ripristinando, tornando, per così dire, riportando l'orologio indietro al 1922. I provvedimenti che vengono adottati in questa fase, che sono tutti provvedimenti basati sulla legge del 1939, sui poteri legislativi del governo, decreti, legge, l'articolo viene invocato, ogni provvedimento porta nella sua intestazione il riferimento a questa legge del 1939 sui poteri normativi del governo. E i provvedimenti adottati in questa fase sono quindi tutti i provvedimenti adottati sulla base della legge che era la legge che aveva istituito la Camera dei Fasci delle Corporazioni, che aveva anche riconosciuto poteri di decretazione d'urgenza del governo, e si adottano una serie di provvedimenti che sono intesi tutti a questo disegno di disincrostazione, per così dire, del sistema statutario e monarchico
dalle sovrapposizioni fasciste alla soppressione del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, la soppressione del Partito Nazionale Fascista, che era stato eretto come istituzione statale, la soppressione del Gran Consiglio, la soppressione degli organi corporativi centrali, una disciplina della stampa che peraltro dal punto di vista sostanziale non si discosta molto dalla disciplina che la stampa aveva nel periodo fascista, perché contempla sempre la necessità di un'autorizzazione ministeriale per esercitare la funzione di direttore, quindi per poter pubblicare, autorizzazione revocabile quando il giornale svolga azione che sia in contrasto con gli interessi della nazione. Diciamo, non era una legge sulla stampa, dovremmo aspettare il 1948 per avere una legge sulla stampa di tipo liberale, si prevede il sequestro amministrativo, eccetera. Ma diciamo, in questa fase, a parte tutti questi provvedimenti che hanno quella impronta, diciamo così, il provvedimento fondamentale è il decreto legge del 2 agosto 43 numero 705, che dichiara chiusa la legislatura, e viene chiusa, che dispone lo scioglimento della Camera dei Fasci delle Corporazioni, quindi che interviene proprio sul vertice del sistema costituzionale attraverso lo scioglimento, e che prevede che entro 4 mesi dalla cessazione delle ostilità si procederà all'elezione della nuova Camera dei Deputati. Questa è proprio, diciamo, l'espressione più precisa di questo disegno di restaurazione statutaria. La Camera dei Deputati rivive e dopo 4 mesi si sarebbe dovuto eleggere la nuova Camera dei Deputati. Questa è, come si sa, una fase che dura pochissimo, questa fase di restaurazione monarchico statutaria, perché appunto pochissimi mesi dopo, forse 2 mesi dopo, insomma, si affaccia quella novità che è la presenza dei partiti antifascisti riuniti nel Comitato di Liberazione Nazionale e che immediatamente si presentano pretendendo di essere portatori, diciamo così, della nuova legalità. E tuttavia anche la fase successiva della transizione, quella che va, diciamo, dal secondo guerra Badoglio in poi, viene disciplinata fondamentalmente, tendenzialmente, in termini di continuità. Si sa che quello che regge, diciamo, l'aspetto sostanziale che regge questa fase è il cosiddetto patto di tregua istituzionale. Quello è un patto, non era un atto giuridico, non c'è nessun contratto scritto, insomma. Però è chiaramente questo invece l'elemento di costituzione materiale che gioca tra le forze in campo, il re e il suo entourage, potremmo dire coloro che si rifacevano alla corona, e i partiti riuniti nel CLN. Non si apre una fase di immediata e frontale contrapposizione, come avrebbe anche potuto ipotizzarsi sotto certi profili, ma invece si stipula un vero e proprio patto che quindi da un lato organizza la nuova fase di transizione, ma dall'altro non interrompe la continuità. È un fondo, un patto fra il vecchio e il nuovo che si affaccia. Gli organi statutari continuano a sussistere, anche se l'organo fondamentale, la corona, viene ridisegnato, non propriamente ridisegnato, ma viene fatto funzionare con questo espediente della luogotenenza, cioè il re si allontana, lascia definitivamente la vita pubblica e nomina un luogotenente, luogotenente del re o luogotenente del regno, si discuteva anche, insomma. Che però la luogotenenza sostanzialmente continuava a esercitare attraverso la luogotenenza la corona, la monarchia, sapendo, continuava a esercitare i poteri di prima, tant'è vero che poi, come si sa, no, quando il 9 maggio del 46 il re che si era allontanato, Vittorio Emanuele III, abdica formalmente e gli succede come re di maggio, si dice, Umberto, questa abdicazione produce un effetto, diciamo, politico, nel senso che viene vissuta, e probabilmente lo era, un tentativo di forzare la situazione nella direzione in favore della monarchia, ma non comporta sconvolgimenti particolari, si continua, anzi, i provvedimenti legislativi che prima erano decreti legislativi luogotenenziali diventano decreti legislativi del re e la continuità si afferma ancora una volta. La corona, ma poi c'era ovviamente il governo, che era forse, diciamo, dal punto di vista costituzionale l'organo più fattualmente operante, e i governi sono sì nominati dal re, quindi legittimati dalla sua investitura, ma sono governi che gradualmente diventano quasi subito luogo in cui operano e affermano la propria volontà politica i partiti del CLN.
passaggio graduale, come ricordate, perché il primo governo Badoglio era un governo militare, il secondo governo Badoglio era un governo ancora fondamentalmente tecnico-militare, ma già ne facevano parte alcuni esponenti importanti, Sforza, Togliatti, del CLN, dei partiti del CLN, e col primo governo Bonomi, dopo la liberazione di Roma, si è arrivato al proprio governo dei partiti. Allora, se voi consultate sul sito della Camera dei Deputati l'elenco dei governi, allora è della coalizione, si è scritto tutti i nomi dei partiti, PC, PSI, eccetera. Quindi possiamo parlare di una continuità legale confermata con un cambiamento degli attori politico-istituzionali, perché qua entrano in campo i partiti del CLN, quindi il cambiamento della Costituzione materiale, terminologia mortatiana, ma nella continuità legale, anzi questa legalità del governo di Brindisi non solo viene mantenuta, ma si estende via via sul territorio del sud, mano a mano che gli occupanti delle truppe alleate passano, dopo l'armistizio ovviamente, passano i poteri, restituiscono i poteri all'amministrazione italiana. Ci sono diversi provvedimenti di quel periodo. Ecco, la prima cesura netta con il passato, fino a questo punto, potremmo dire il passato costituzionale, seppure con queste forme nuove e con questa forte innovazione dell'aspetto materiale sottostante, però continua in toto. La prima cesura netta col passato costituzionale si ha con quella che chiamiamo la prima decisione, la decisione costituente e la prima costituzione provvisoria, perché abbiamo, non è formalmente, non si chiama tale, non è tale. Ed è il tornante fondamentale è quello della decisione di dare vita ad un'assemblea costituente. L'assemblea costituente, per definizione, nella storia del nostro costituzionale, voleva dire un organismo che rifaceva da capo l'edificio dello Stato. E questa decisione costituente si incorpora in quel decreto legislativo luogotenenziale del 25 giugno del 44, il numero 151, che tra l'altro si presenta come un decreto legge luogotenenziale propriamente, sempre nel potere d'urgenza e sempre con la clausola di presentazione alle assemblee legislative future per la sua conversione, quindi ancora una volta la preoccupazione della continuità formale. Comunque questo decreto, come si sa, dispone, all'articolo 1, che dopo la liberazione del territorio nazionale le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano, che a tal fine eleggerà a suffragio universale diretto e segreto un'assemblea costituente per deliberare la nuova Costituzione dello Stato. Quindi non più la vecchia Costituzione, una nuova Costituzione, e in particolare decisione delle forme istituzionali, ovviamente dietro stava la questione istituzionale, monarchia, repubblica, cioè allora ovviamente. Si rinvia poi per i modi e le procedure di un provvedimento successivo e si avvoca espressamente quel decreto legge del 1943 che aveva inaugurato la primissima fase di continuità statutaria, si apre espressamente, e quindi non c'è più l'idea dell'elezione della nuova Camera, la Camera dei Deputati che era stata affacciata. In più, l'articolo 3, questo è un provvedimento legislativo importante dal punto di vista istituzionale, si stabilisce che i ministri giurano sul loro onore di esercitare la loro funzione nell'interesse supremo della nazione, ma è importante, e di non compiere fino alla convocazione dell'assemblea costituente atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale. Quindi il cuore era sempre questo problema istituzionale, e l'impatto si manifesta anche in questo: i ministri del governo, qualunque sia la loro fede politica, la loro prospettiva sulla nuova costituzione, sulla forma istituzionale, si impegnano a non pregiudicare, quindi con la decisione di eleggere l'assemblea. E poi ancora all'articolo 4 si delinea l'ordinamento provvisorio, ecco perché si può parlare di prima costituzione provvisoria, perché si dice che fino all'entrata in funzione non dell'assemblea costituente ma del nuovo Parlamento, che la costituente si suppone avrebbe creato, i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, sanzionati e promulgati dal nuovo tenente. Quindi il meccanismo legislativo è modellato su quello tipico della monarchia statutaria, deliberazione parlamentare, in questo caso il Consiglio dei Ministri che sostituisce, sanzione, quindi diciamo volontà, adesione con la volontà regia, e promulgazione. E però è un ordinamento provvisorio che chiaramente
si distacca totalmente dal precedente ordinamento statutario, perché si può dire che a quel punto lo statuto albertino ha cessato completamente di vivere, anche se nella legislazione si continua a fare riferimento alla legislazione precedente, ovviamente, e anche se la monarchia sopravvive seppure nella forma della luogotenenza. L'impostazione continuista, potremmo dire, va anche al di là, molto al di là, perché si arriva perfino a disporre la nomina di nuovi presidenti delle camere statutarie, si intende. Il 5 luglio del 44 vengono nominati il Vittorio Emanuele Orlando presidente della Camera, disciolta quella dei facenti corporazioni dei deputati scomparsi da anni, nominato della Camera, e il presidente del Senato il marchese Tommaso della Torretta. Probabilmente, diciamo, l'intento immediato era quello di costituire degli organi che potessero essere consultati dal re nelle fasi di crisi governativa. Il re consultava i presidenti delle camere prima di dare l'incarico, infatti la crisi del primo governo dopo Bonomi produce anche delle tensioni, perché Bonomi si presenta alla presidenza delle sue divisioni direttamente al luogotenente, il quale effettua le sue consultazioni, ma in quel momento non c'è ancora una formale disciplina di queste consultazioni, o di questo probabilmente spiega questa strana cosa, si nominano presidenti di camere che non esistono più. Non mancano, come ho detto, le tensioni, perché appunto quella crisi del primo governo Bonomi segna la tensione. Il patto non era un patto facile da mantenere in piedi, era un patto possibile tra persone, gruppi e forze che confliggevano tra loro sui fini, e tuttavia si deve dire che anche in quel caso, anche in quei momenti di crisi, tiene l'idea del patto, cioè la mediazione, i patti e Bonomi che riesce a trattare il conto del luogotenente con i partiti. CDN costituire il secondo governo Bonomi con tutti i partiti. Sono, diciamo, mediazione e patti sono elementi costanti in queste cose, patti veri. Adesso, no? Se uno volesse fare riferimento all'attualità, io mi metto tante cose, ma questa è l'idea forte di patto, cioè forze in campo, patti che consentono, utilizzando la continuità e introducendo la discontinuità, di operare delle trasformazioni. È chiaro che qua c'era al fondo una tensione di fondo, anche all'interno delle forze antifasciste, tra chi puntava a una radicale e immediata trasformazione dello Stato in senso popolare, c'è una famosa lettera del Partito d'Azione del 20 novembre 1944, che si chiedeva proprio espressamente di creare subito nuove istituzioni popolari, e chi invece voleva rinviare al processo costituente già deciso, cioè all'assemblea costituente, da eleggere al suffragio universale diretto. Questa tensione c'è chiaramente tra i partiti del CDN, e per esempio, insomma, emerge quando si pone il problema dell'esercizio dei poteri legali nel nord ancora occupato dai tedeschi, in cui quindi c'era il CLN d'Alta Italia, che sì, faceva riferimento a quello nazionale, ma aveva una forte sua autonomia, e si raggiunge anche ancora una volta in via pattizia un accordo per la delega dei poteri del governo di Roma Comitato di Liberazione Alta Italia nel nord, ancora un patto anche significativo come questo. Ora, una piccola, diciamo, parentesi: nel nord poi non possiamo dimenticare che c'è non solo l'occupazione tedesca, ma che c'è anche la Repubblica Sociale Italiana. Ancora una volta, sotto questo profilo nostro, diciamo, che stiamo guardando della continuità e discontinuità, non è priva di significato, perché la Repubblica Sociale Italiana, anche se il governo fantoccio che era, perché si reggeva sulla poggia dei tedeschi, però si presenta, pretende di essere un potere distinto dalle forze d'occupazione. Infatti non c'è un comando delle forze d'occupazione che esercita tutti i poteri statali, c'è una Repubblica Sociale, c'è un'altra legalità, potremmo dire, che si presenta anche in termini, paradossalmente, di una certa continuità costituzionale, perché pretende di essere l'erede del Regno d'Italia. Non un'altra cosa che nasce contestando il Regno d'Italia, no, l'erede del Regno d'Italia, in continuità sostanziale con le istituzioni fasciste, ma in continuità formale con le istituzioni del Regno d'Italia. Tant'è vero che, per esempio, si adottano una serie di provvedimenti, come lo scioglimento delle forze armate regie e la costituzione delle forze armate repubblicane, che peraltro si rifaceva la stessa normativa. Poi le norme giuridiche che reggevano l'ordinamento militare erano le stesse, quelle di prima. Si ricostituisce il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, perché si ricostituisce? Perché l'aveva abolito il governo Badoglio I,
e qui si ricostituisce, quindi vedete, proprio sono due legalità che sul piano formale del diritto tendono a competere fra di loro, si, addirittura si conferma prima e poi si ridisciplina un organismo creato dal governo transitorio del Sud, la Commissione per l'accertamento e la devoluzione dello Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza, la vocazione dei profitti di regime, tra le cose. Bene, questo era stato istituito il 9 agosto del 43 con un decreto del governo Badoglio. Il Duce della Repubblica Sociale lo conferma e lo ricostituisce con due decreti del novembre e del dicembre del 43, ovviamente con finalità pratiche diverse, però è quello, cioè fa riferimento espresso a quell'organismo. Oppure ancora si adottano provvedimenti per sospendere la funzione consultiva del Consiglio di Stato, così come al Sud c'è il problema di non avere più i pareri del Consiglio di Stato sui regolamenti del governo, anche la Repubblica Sociale si preoccupa e dirà no, si sospende per il momento che il Consiglio di Stato stava, non si poteva certo immaginare di ricostituirlo a Salò. Si adotta lo scioglimento e l'abolizione del Senato, il Senato Regio viene formalmente sciolto e abolito, come sempre con un decreto legislativo del Duce, naturalmente. Quindi da questo punto di vista la Repubblica Sociale nasce con questa sorta di pretesa di essere la legalità erede legittima del Regno d'Italia e quindi come tale in un certo senso si comporta. Se noi non ignorassimo quel che avviene nei fatti e leggessimo soltanto la Gazzetta Ufficiale, come ho cercato di fare, insomma, noi troveremmo una serie di leggi tutte ispirate alla, diciamo, alla continuità e discontinuità secondo il punto di vista, nuove leggi penali, un'amnistia per i renitenti alla leva, perché la leva, quelli che non si presentavano alla chiamata, amnistia, ma addirittura si legifera in campo civile, addirittura con provvedimenti del tutto ambiziosi, c'è un decreto legislativo che istituisce consulte comunali elettive, quindi qua si voleva ritornare all'inizio. Si adotta un complesso e lungo provvedimento per la socializzazione delle imprese, in cui addirittura si ipotizza, si dice che nelle imprese private gli organi sono l'assemblea composta paritariamente dagli azionisti e dai lavoratori, il consiglio di amministrazione pariteticamente composto, così di gestione pariteticamente composto, e un capo dell'impresa è eletto dall'assemblea. C'è un decreto legislativo, uno dice ma che il 12 febbraio del 44 vi occupate della socializzazione delle imprese, ebbene la Repubblica di Salò si occupa della socializzazione delle imprese e adotta un provvedimento che avrebbe potuto essere definito avveniristico e magari visto da un altro punto di vista come un provvedimento fortemente riformatore, diciamo addirittura del sistema economico. E poi ancora per esempio all'inizio del 45 si ricostituisce l'ordinamento sindacale sulla logica, diciamo, del corporativismo fascista. Ora tra le due legalità nord e sud, e naturalmente accompagnate l'una dall'occupazione tedesca e l'altra dall'occupazione alleata, l'organizzazione partigiana, che è un'organizzazione anch'essa, in qualche modo esercita poteri, come si propone? Direi che si propone come una sorta di nuova o terza legalità in fieri. È chiaro che l'organizzazione partigiana rimane fondamentalmente legata, attraverso il patto, appunto, al governo del Sud, però rimane con una sua autonomia, tornati la delega al CLN, dell'esercizio dei poteri durante l'occupazione, è significativa anche da questo punto di vista. Ecco, in questo contesto andrebbe davvero studiate, le hanno fatto alcuni, io sicuramente no, non l'ho fatto, non potrei fare, ma forse andrebbe fatto ancora di più, lo studio di quei fenomeni che sono le repubbliche partigiane, cioè tentativi di organizzazione statuale limitati per territorio, l'Ossola, Cuneo, eccetera, in cui si costituiscono forme del tutto nuove e autonome di organizzazione statuale, parastatuale, insomma con pretese statuali, esercizio completo dei poteri costituzionali, esperimenti in genere fugaci ovviamente, però significativi, ecco, quindi credo che dal punto di vista degli storici, penso ci sia già forse degli studi, ma forse varrebbe la pena che venissero ulteriormente condotti per vedere anche quali erano le idee che stavano sotto a questi tentativi di organizzazione. Potremmo insomma parlare a questo punto di una sorta di frammentazione, tendenziale frammentazione della legalità, insomma, tipica dall'altra parte dei periodi di conflitto armato, però frammentazione che contraddice la pretesa di esclusività che ogni legalità fa propria, perché
la Repubblica Sociale pretendeva di essere l'unico erede legale del re, il re del sud pretendeva di essere l'organizzazione partigiana, affermava una sua qualche autonomia, ma appunto questa frammentazione di legalità in realtà contraddice la pretesa di esclusività che ciascuno di questi hanno. È chiaro che con la liberazione si apre una fase completamente nuova, perché a quel punto non ci sono più legalità in concorrenza fra di loro nel paese, se non altro dal punto di vista territoriale, perché significa l'unica legalità formale a quel punto è la legalità del governo di Roma, che aveva già esteso il suo controllo su una serie di territori del sud, ma che a quel punto diventa il governo dell'intera nazione italiana. Ed è a questo punto che si riaprono però gli altri discorsi, quelli della prima Costituzione provvisoria, e cioè il discorso del processo costituente, là si era detto si eleggerà un'assemblea costituente su ordine sanitario diretto che stabilirà le nuove forme dello Stato, e l'ordinamento provvisorio, intanto come si governa lo Stato. Tutti e due questi discorsi si riaprono proprio allora. Sul processo costituente, come è noto, oltre a preparare l'elezione dell'assemblea, il voto alle donne del 1945 come elettore del suffragio universale, la creazione della consulta nazionale come organismo paraparlamentare o preparlamentare che in qualche modo prefigura, diciamo, un Parlamento, anche se là sono tutti disegnati dai partiti direttamente, e accompagna l'opera, diciamo, di costituente, pre-costituente del governo. Ma il grande tema, come noto, è quello poi della questione, ancora una volta, della questione istituzionale, e ritorna in campo il modo in cui risolvere. Il decreto del 44, la prima Costituzione provvisoria, lo aveva risolto dicendo sarà l'Assemblea Costituente a risolvere la questione istituzionale. E invece si ritorna col decreto numero 98 del 46, si passa all'idea di risolvere la questione istituzionale, che era il nodo principe sul terreno costituzionale, che divideva anche le forze politiche e certamente le forze politiche del CRM dalla monarchia sabauda, l'idea del referendum, che ovviamente, come tutti sanno, è stato voluto essenzialmente perché si pensava che l'assemblea sarebbe stata dominata da partiti in maggioranza repubblicana, ma comunque ha voluto dire cambiare un elemento essenziale del processo costituente, non più un'assemblea che fa tutto, ma un'assemblea preceduta, o meglio accompagnata nel momento della sua elezione, da una decisione fondamentale popolare, quindi con la massima legittimazione, sulla forma istituzionale della monarchia repubblica, che quindi l'assemblea costituente si sarebbe trovato come presupposto della sua azione, non più un'assemblea che poteva fare qualsiasi cosa, ma un'assemblea che partiva da una decisione già presa. A posteriori, credo che si possa dire, forse lo dico magari storici, che non è stata una soluzione saggia, perché ha legittimato la Repubblica che ha vinto, l'ha legittimata in modo più pieno e più incontroverso di quanto non avrebbe fatto una decisione dell'Assemblea Costituente. Per esempio, in quel periodo, nel mondo cattolico soprattutto, era molto vivace l'idea che la Costituente va bene, doveva fare una Costituzione, ma poi questa Costituzione avrebbe dovuto essere sottoposta a un referendum, cioè essere sottoposta all'approvazione popolare, perché non è detto che l'Assemblea sarebbe riuscita a interpretare davvero la volontà del popolo. Quindi una Costituzione democratica, ultrademocratica, mi fa errore, hai ragione. Cerco di arrivare subito alla fine. Quindi la decisione del referendum, su cui non ci prima di dire molte cose, perché ci sarebbe da accennare a quella fase giuridicamente, diciamo, incerta e controversa, tra il 10 e il 18 giugno del 43 e del 46, quando si solleva la questione se la decisione la proclamazione dei risultati dovesse avvenire conteggiando la maggioranza degli elettori che si erano recati al voto, ovvero la maggioranza di quelli che avevano espresso un voto valido. E al primo momento, dopo la prima proclamazione della Corte di Cassazione il 10 giugno, non era chiaro ancora quale fosse l'eventuale differenza, perché 12 milioni e 700 mila voti circa erano stati conteggiati per la Repubblica, 10 milioni e 700 per la Monarchia, ma non si sapeva quanto fossero i voti nulli e bianchi. Corte di Cassazione aveva espressamente rinviato una successiva deliberazione, ed è in quell'intervallo che succedono le cose notissime: scontro tra il governo e Umberto, partenza del luogotenente, scambio di proclami assai polemici. Quindi il patto finisce male, forse come disse De Gasperi, un periodo che non fu senza dignità si conclude con una pagina indegna, e lo scrisse De Gasperi nel comunicato del governo. Comunque il risultato finale poi è quello che conosciamo, e direi che spegne un po' anche tutte le verità di contestazione, perché
la tesi che fu sostenuta da autorevoli giuristi, secondo cui bisognava conteggiare la maggioranza dei, dei votanti e non dei voti validamente espressi, e comunque anche conteggiando in questo modo risultava sempre 500.000 voti in più a favore della Repubblica. Quindi diciamo, anche la Cassazione adottò questa adottò la tesi opposta, la tesi secondo cui bastava la maggioranza dei voti validi, ma anche se si fosse adottata la tesi opposta, e quindi questo consentì di uscire da questa stretta finale, anche se per i giuristi, per i costituzionalisti questo insomma, è lungo, è suonato come elemento, tant'è che nella Costituzione si ritrova una norma nell'articolo 75 che precisa che nel referendum conta la maggioranza dei voti validamente espressi, non dei votanti. D'altra parte, se posso ancora pochissimo tempo di arrivare a accelerare dal punto di vista non solo giuridico ma anche sostanziale, sarebbe stato assurdo dire che si avrebbe vinto monarchia o repubblica soltanto se avesse avuto la maggioranza dei votanti, perché se nessuno delle due ipotesi avesse raggiunto la maggioranza dei votanti, che cosa si doveva trarre? Che rimaneva la monarchia anche se 12 milioni e 700 mila elettori avevano votato la repubblica? Era chiaro che era assurdo, però fu una tesi che giuridicamente fu sostenuta e per fortuna non ebbe modo di, diciamo, di operare. Ecco, resterebbe da dire qualche cosa sulla legislazione ordinaria, sulla Costituzione provvisoria del periodo nuovo, che era stato disciplinato dal decreto 98, vale solo la pena di ricordare, primo, che in questo periodo si adottano una serie di provvedimenti anche di valore costituzionale. Fondamentalmente, per esempio, l'ordinamento regionale delle regioni speciali nasce in quel periodo, quindi non sulla base di decisioni dell'Assemblea Costituente, ma su decisioni prese dai governi provvisori, in base all'ordinamento provvisorio. Non solo lo statuto siciliano che viene definitivamente approvato nel maggio del 1946, ma anche i prodromi degli statuti di altri statuti speciali, cioè l'istituzione di organismi amministrativi autonomi in Sardegna e in Valle d'Aosta. Quindi questo come elemento sul piano poi invece dell'esercizio dei poteri nell'ordinamento provvisorio, cioè l'ordinamento provvisorio che era stato delineato, qui il problema si posa all'Assemblea, perché c'era la concezione dell'Assemblea Costituente che in quanto tale non poteva che essere sovrana, non poteva ammettere alcuna limitazione ai suoi poteri se non quella di accettare la pronuncia popolare sul referendum. E invece la concezione secondo la quale anche l'Assemblea era un organismo costituito e quindi che doveva rispettare dei limiti, e i limiti erano quelli che il decreto 98 aveva stabilito, cioè che durante il periodo dell'Assemblea la legislazione ordinaria rimanesse fondamentalmente, salvo alcune materie, riservata al governo. Questa tesi, sostanzialmente ancora una volta frutto del patto, dell'accordo di governo, rimane, ma passa attraverso una rimodellazione dei regolamenti dell'Assemblea che formalmente fa omaggio, un certo omaggio alla sovranità dell'Assemblea, perché dice che introduce un passaggio dei disegni di legge governativi attraverso commissioni dell'Assemblea che avrebbero dovuto decidere se rimettere la legge all'Assemblea o invece ritornare a consentire che fosse il governo ad adottarla. Formalmente quindi fu un omaggio, ma nei fatti era il mantenimento dell'accordo secondo il quale fino alla approvazione della Costituzione la legislazione ordinaria rimaneva in capo al governo, perché i dati dicono su migliaia di provvedimenti governativi solo una quindicina sono stati rimandati all'Assemblea. Il patto tiene, quindi diciamo tiene poi anche a proposito della proroga dell'Assemblea che attraverso le leggi costituzionali si dava. Ecco, io non ho più tempo per parlare di ciò che accade dopo, in particolare di quella fase transitoria ultima che è il mese di gennaio del 1948, che in base alla 17ª disposizione transitoria finale della Costituzione vede l'Assemblea ancora operante, e che chiude definitivamente la fase. Dopo di allora il nuovo Stato legale costituzionale basato sulla nuova Costituzione diventa pienamente operante, quindi una transizione diciamo complessa e su cui non trarrei nessun'altra conclusione se non quella che ovviamente che ha contato il sistema delle forze, ma ha contato la capacità di quel sistema delle forze di operare accordi, patti, mediazioni che hanno consentito di arrivare a porre in essere una Costituzione, e quando si aprirebbe l'altro discorso poi tutt'altra cosa, di come questa Costituzione ha potuto essere approvata
in quel contesto, da quelle forze politiche, con quei caratteri tipici che essa. Grazie. Chiedo scusa per avermi risposto.